Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono Sparks. Oggi andremo a parlare di tutto ciò che non abbiamo parlato ieri. Ho dovuto fare due brevi video, quindi due shorts, per spiegarvi un po' sulle skin. Adesso ne andremo a parlare anche in modo più dettagliato. Andremo a vedere oggi in questo video il calendario di tutti i regali, come saranno dal 12 al 26. Mostrerò i nuovi bilanciamenti dei brawler, parleremo del Brawl Pass, le date, parleremo delle tre nuove sfide che arriveranno su Brawl Stars, parleremo della modalità duelli e molto altro ancora vi aspetterà in questo video. Cercherò di suddividerlo in capitoli in modo da essere più facile per voi dal gestirlo. Detto questo ragazzi, iniziamo subito col video. Ma prima di tutto mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, tantissimi like, commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questi sneak peek, e ovviamente condividetelo con tutti i vostri amici. Iniziamo con i regali di Brawl Stars. Ho creato questo calendario, l'ho sistemato un po' per mostrarvi quali saranno i regali che arriveranno durante questi giorni. Il 12 dicembre abbiamo ricevuto tutti una mega cassa. Il 13 dicembre, che era ieri, un pacchetto reazioni gratis. Oggi riceverete ben 50 punti energia da poter spendere con i vostri brawler. Domani ragazzi, il 15 dicembre 400 monete, il 16 dicembre 100 punti energia ancora una volta per potenziare i vostri brawler. Il 17 arriva la prima reazione esclusiva delle holidays di Brawl Stars, che è la ghirlanda. Il 18 dicembre 150 la doppia gettoni. Il 19 seconda reazione esclusiva delle brawlides. Il 20 abbiamo 200 monete, ottime al solito per i nostri account. Il 21 20 gemme regalo. Il 22 dicembre altra reazione esclusiva del brawlides. Il 23 100 punti energia. Il 24 dicembre riceverete tutti la skin di Dynamite. Chi non ha Dynamite riceverà Dynamite gratis. Il 25 dicembre riceverete un pacchetto reazioni speciali per le vacanze, quindi probabilmente si otterranno delle reazioni esclusive di questo Brawlides. E per finire il 26 dicembre ragazzi, ultimo giorno dei regali, una mega cassa. Quindi si inizia con una mega cassa e si finisce con una mega cassa. Questi sono i regali che riceveremo in questi giorni su Brawl Stars. E adesso passiamo ai bilanciamenti di gioco. Il primo brawler di cui parleremo oggi nel bilanciamento è Daryl. L'abilità cerchi di acciaio adesso sarà di base. Infatti adesso Beryl incasserà il 25% di danni in meno quando userà la super. Il secondo potenziamento è sul primo. Hanno ridotto la ricarica della super da 16 colpi a 12 colpi, quindi si ricaricherà ancora più velocemente. In questo modo potrebbe tornare di nuovo a essere usato grazie alla sua ricarica più veloce della ulti. Nuovo potenziamento anche per Squeak. Il suo attacco principale è stato aumentato da 1000 a 1080. Poi abbiamo anche Carl, che è stato aumentato il danno della super da 420 a 500, quindi un più 80 di danni, come potete ben vedere anche da questa schermata. E infine abbiamo Gelindo, che anche lui ha ricevuto un bel potenziamento. Infatti il danno della sua super passa da 240 a 420 di danno. Questo qua è stato un cambio proprio devastante per Gelindo. In questo modo la Supercell cerca di invogliare le persone a scegliere di più Gelindo. Parliamo adesso invece dei depotenziamenti, quindi dei nerf, dei debuff. E ovviamente iniziamo con Lola, una dei brawler che ovviamente era scontato ricevesse un bel debuff in questo nuovo update. A quanto pare il clone, se viene generato accanto a lei, farà il 50% in meno dei danni. Sovrapponendo il clone della super di Lola, era veramente molto facile per Lola fare tantissimi danni. In questo modo, facendo il 50% dei danni, i player saranno costretti a metterla a una certa distanza. Sottare invece sono stati bilanciati, o meglio depotenziati, gli equipaggiamenti per il gadget terapeuta. In pratica sono stati ridotti i punti vita dei loro cloni da 1000 a 800. E infine abbiamo l'ultimo depotenziamento. Stavolta parliamo di Sandy. Adesso ricaricare la sua super non serviranno più 6 colpi, ma bensì 7 colpi, quindi un colpo in più per ricaricare la sua super. Dato che la super di Sandy può essere sia devastante nei danni che nella cura, credo sia giusto depotenziare un po' la ricarica della sua ulti. E anche questi qua sono tutti i depotenziamenti e potenziamenti che sono arrivati per tutti i brawler. Andiamo adesso a parlare invece di un'altra cosa, delle sfide. Ebbene sì, ci saranno ben 3 sfide che arriveranno su Brawl Stars. La prima sfida di cui parleremo è quella di Grom. Ci saranno ben 9 vittorie totali, e da quanto ho visto anche dal Brawl Talk si vedono che sono quasi tutte mappe di ricercati, quindi sono mappe gestibili, e in più i tentativi si possono shoppare al costo di una gemma, quindi avrete 4 tentativi più 2 che potrete shoppare al costo di una gemma. In questa sfida, se la vincete, vi portate a casa il nuovo brawler epico Grom. Questa sfida non si è vista nel Brawl Talk, ma ci sarà una nuova sfida anche dell'anno della tigre. Al solito sarà una sfida da 9 vittorie come quella di Grom, ma questa volta non vincerete un brawler, ma bensì vincerete una reazione esclusiva. E anche qui ovviamente, se doveste perdere, potrete comprare degli extra tentativi per gemme. Non è stato specificato se è una gemma o più gemme, ma comunque potrete comprare degli extra tentativi. Per questa qui non si sa ancora la data, ma probabilmente uscirà da gennaio o febbraio, quando uscirà la nuova season dell'anno della tigre, quindi intorno
intorno al 17 gennaio. E infine ritorna la sfida della Master latinoamericana. Vi ricordate la challenge dove c'erano tutte le skin latinoamericane dei giocatori di Dynamite, del primo, di Shelly, di Colt con le magliette di calcio? Ritorna ancora una volta. A differenza delle altre sfide, saranno ben 12 vittorie per potersi portare a casa il premio, e il premio sarà semplicemente una mega cassa. E inoltre in questa sfida saranno l'ultima volta che potrete acquistare tutte le skin della Master League latinoamericana. Quindi se volete acquistarle, non so se verranno scontate, ma è l'ultima volta che potrete acquistarle. Questa dovrebbe essere la nuova schermata di caricamento, è molto bella, ci sono tutti i regali che vengono dati, tutte le skin, è molto molto bella. E adesso andremo a vedere anche la nuova ambientazione, Fosse delle Tigri, che tra l'altro è un'ambientazione in stile di gioco retro. Come potete ben vedere è molto bella, perché se guardate poi i particolari, intanto c'è questa enorme console stile Game Boy, tutti gli edifici, cespugli, le mura, gli ostacoli, è tutto fatto in stile retro. Guardate qui sopra, ragazzi, tutti i robot. È veramente un'ambientazione fatta veramente coi fiocchi. Anche quando escono le gemme, guardate bene al centro, l'effetto della luce è veramente figo. Mi ricordo molto le Tartarughe Ninja, non so perché, tipo il tombino, che porta verso le fognature delle Tartarughe Ninja. Tra l'altro, se non erro, quando noi ci muoviamo, ad esempio con il destro, sinistro, o premiamo i pugni, nell'ambientazione si premono i pulsanti. Quindi se fate caso, andiamo a destra, se fate delle freccette si muovono a destra o a sinistra o in avanti, o il pulsante, mentre dai pugni si clicca il pulsante. È veramente, ma veramente bella. Questa, ragazzi, è la Fossa delle Tigri. Adesso andiamo a parlare anche della nuova modalità duelli. I duelli, ragazzi, sono la nuova modalità 1 contro 1 di Brawl Stars. Cosa bisogna fare? Dobbiamo scegliere 3 brawler. Ad esempio qui abbiamo scelto Edgar come primo brawler, secondo brawler Rosa, terzo brawler Bombardino. Non so se avete mai giocato a qualche gioco picchiaduro. Se voi vi ricordate, voi sceglievate 2 o 3 personaggi e andavate a fare le lotte. Una volta che sconfiggevate tutti i personaggi dell'avversario, vincevate la battaglia. E la stessa cosa è in modalità duello 1v1 di Brawl Stars, dove infatti dovrete sconfiggere quindi tutti i brawler del nemico per portarvi a casa la vittoria. In questo caso, come potete ben vedere in alto a destra, il player blu ha eliminato tutti e 3 i brawler avversari. Quindi quando finirà la partita si beccherà ben 3 punti, 3 punti e 2 punti. Quindi per vincere la partita dobbiamo eliminare tutti e 3 i brawler del nemico. Ora vi regalo una piccola chicca. A partire da ora, quando sbloccherete i club, il sistema vi cercherà un club in automatico. Infatti qui esce cercando uno dei migliori club per te, fino a che non ti trova un club e quindi ti inserisce dentro un club. E poi dice: pensiamo che questo club sia perfetto per te, puoi comunque lasciarlo e cercarne un altro. E loro ti mettono in ogni modo in un club per non farti rimanere solo e partecipare e ottenere premi. Ma se poi voi non volete stare in quel club, potete lasciare il club e andare in un altro club. Andiamo a parlare adesso del Brawl Pass, quindi della stagione 10, perché vi devo dire alcune cose. Andiamo in quello vecchio, ok? Quindi non fate caso al fatto che stiamo qui in stagione 9, questo è il Brawl Pass vecchio. Nella stagione 10, quindi la stagione dell'anno della tigre, ci saranno dei cambiamenti tra le missioni e la durata stessa del pass. Infatti le stagioni del Brawl Pass non dureranno più 10 settimane, ma inizieranno nel primo lunedì del mese a mesi alternati. Il Brawl Pass della stagione 10, quindi la stagione che sta per arrivare, inizierà il 17 gennaio e durerà solamente 7 settimane. Inoltre le missioni giornaliere, quelle che vediamo in quest'angolo qua, non daranno più 100 gettoni, ma bensì 200 gettoni a testa. Mentre 4 missioni di difficoltà media, quindi di quelle che valevano 250 gettoni, sono state sostituite adesso da missioni difficili. Quindi invece di 250 gettoni adesso varranno ben 500 gettoni di compensa. C'è stato anche un cambiamento nella Lega dei Club e ne parliamo anche da qua, perché comunque non avendo l'app sviluppatore devo mostrarvi le cose qui. Nella Lega dei Club ci sarà un cambiamento nell'acquisto dei ticket oro. Esattamente, a quanto pare la Supercell sta facendo marcia indietro. Che significa? Attualmente noi possiamo shoppare i biglietti dorati al costo di punti stellari o gemme. Ci siamo fin qui? A partire dal prossimo aggiornamento il prezzo di ogni biglietto d'oro sarà di una gemma o di un punto stellare, perché adesso Brawl Stars sta puntando a rendere questi extra biglietti gratis. Questo qua sarà un cambiamento momentaneo, perché a quanto pare la Supercell sta cercando di renderli gratuiti entro febbraio-marzo. E poi ci saranno altri vari miglioramenti nella schermata del club che scopriremo ovviamente presto. Il video potrebbe finire qua, ma in verità no, perché adesso noi andremo a vedere tutte le skin che ancora non abbiamo visto, perché abbiamo fatto 2 shorts dove abbiamo parlato di prezzi e tutto, ma non abbiamo fatto vedere il gameplay di ogni skin. L'andiamo a vedere in questo istante. Iniziamo con Bobo Natale, la skin di Bo, che dovrebbe uscire il 16
15 dicembre al costo di 79 gemme. Gli attacchi, come potete ben vedere, sono diversi e anche la ulti rilascia 3 regalini che poi sono delle mine esplosive sotto forma di regalo. È molto carina la skin e il costo è di 79 gemme, quindi non è nemmeno un costo troppo elevato. Adesso guardiamo un'altra skin che sinceramente a me piace molto, è quella di Jackie, postina di Natale. Guardate il colpo normale, ragazzi, quanto è bello, perché in pratica rilascia questa onda di neve che è molto bella. E adesso andiamo a vedere anche la ulti, che ancora non ho visto, quindi la sto vedendo ora facendo una reaction insieme a voi. E la ulti è qualcosa di bestiale. Guardate il colpo, è simile alla ulti di Spike, se non erro, che adesso andremo a vedere pure. Il costo per questa skin è di 79 gemme e dovrebbe uscire il 17 dicembre. E vedere tutte queste lucine di Natale con l'effetto della neve e tutto è veramente molto carino. No, molto carino veramente, sì. Nell'ultimo video ci siamo dimenticati di Griff, ma non ce ne dimenticheremo stavolta. Ancora una volta Griff ha attacco normale diverso, che lancia delle, credo siano delle palline d'albero di Natale. La ulti è diversa, infatti rilascia questi shuriken innevati. Il prezzo è di 149 gemme e dovrebbe uscire il 20 di dicembre. E qui abbiamo invece la skin che io molto probabilmente shopperò. Parlo di Spike, tronco di Clash Tale. Guardate qua, è uno Spike in proprio vestito da tronco, con tutti gli addobbi natalizi di un albero di Natale. La ulti è modificata, rilascia le stesse stelline che rilascia, come dicevo prima, Jackie. Costa 49 gemme, ragazzi. È un prezzo super regalato. Cioè, io probabilmente la shopperò perché costa poco. Ed è una skin di Spike, che ancora io oggi non ho skin di Spike. L'ultimo gameplay che ho a disposizione, perché purtroppo non avendo l'app sviluppatore o solamente alcuni dei video, è quella di Orochi Edgar. È una skin che arriverà con l'anno della tigre, quindi non uscirà ora ma uscirà a gennaio, febbraio del 2022. Il costo dovrebbe essere di 149 gemme. Vediamo un po' come sono i colpi e tutto. La ulti è leggermente diversa, può sembrare simile ma è diversa. I colpi sono veramente carini, ci sono i serpenti che danno, invece le sciarpate ci sono le serpentate in faccia. Se volete sapere invece tutti i prezzi e le date di tutte le skin, vi invito a guardare il mio ultimo shorts, dove mostro tutte le date e i prezzi delle skin dell'anno della tigre, quindi le skin che usciranno nel 2022. È rimasta solo una cosa da fare, cioè io adesso vi saluto e vi lascio tutte le nuove reazioni, quindi una lista nuova di reazioni animate che stanno per arrivare su Brawl Stars. Ve la lascio qui, ragazzi, mi raccomando, guardate fino alla fine. Inoltre vi do un invito a venire oggi pomeriggio in live, perché probabilmente se usciranno dei nuovi sneak peek li farò direttamente in live alle 6. Quindi se volete vedere dal vivo qualcuno che realizza gli sneak peek, vi aspetto in live alle 5. Ma gli sneak peek usciranno intorno alle 6. Ragazzi, iscrivetevi al canale, tantissimi like qui sotto, commentate. E noi ci vediamo in live pomeriggio e in un prossimo video domani alle 14:30. Da Sparks è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella!